Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete visto stamattina che sono andata un pochino a camminare e poi mentre camminavo mi sono fermata alla posta, c'era una marea di gente, vabbè lasciamo perdere. E poi al negozietto che c'è qua del mio paesino per comprare due cose che mi servivano, perché sto facendo la parmigiana. Voi direte, con questo caldo ti metti a friggere? Ma dovete sapere che oggi, veramente ieri e oggi, una delle giornate proprio freschissime. Stanotte veramente abbiamo dormito da Dio. Le temperature sono scese un po'. Veramente c'è un'arietta, c'è proprio fresco fuori e ne approfitto appunto per fare la parmigiana, perché dovete sapere che Omar, quando chiedo mi porti una melanzana, lui me ne porta quattro e poi ogni volta finisce che fanno male. Quindi siccome non le voglio buttare, ne approfitto di questa giornata per fare la parmigiana. Ho fatto questa volta una cosa che solitamente non faccio, che so che però va fatta, penso, in teoria comunque. Ho messo le melanzane con il sale grosso per togliere l'acqua. Quindi adesso aspetto mezz'oretta e poi le friggo. Qua ho già preparato, cioè si sta preparando il sugo. Devo anche aggiungere il basilico. Voglio vedere questa volta come viene, perché solitamente io non ho mai tolto l'acqua di vegetazione delle melanzane, le ho sempre impanate e fritte direttamente. Invece stavolta, siccome ho più tempo, voglio fare così, voglio vedere se vedo la differenza. Mentre aspetto che di là si finisca di far tutto, volevo farvi vedere un prodotto che per me è una nuova scoperta, perché è un prodotto che non ho mai acquistato e mai provato per i capelli, con cui mi sto trovando, ragazze, da Dio. Sto parlando di una maschera per i capelli che vi ho mostrato forse due o tre video fa, adesso non ricordo, che ho acquistato in un negozio qua di casalinghi. Sto parlando della maschera illuminante per capelli della Splendor, questa qua, che io non ho mai visto. Io solitamente ho sempre visto il balsamo al cocco e il balsamo in questa versione qua dorata, ma la maschera non l'avevo mai vista. Sono rimasta un po' colpita dal prezzo, perché l'ho pagata all'incirca 1,70 euro, meno di 2 euro comunque, e per una maschera da 500 ml, ragazze, praticamente regalata. L'ho voluta prendere perché non c'era quella che uso io, ho detto ma sì, proviamo. Allora, il profumo, ragazze, è una cosa buonissimo, è veramente un buonissimo profumo. Poi lascia i capelli come la seta. Io adesso vi dico, io ho tanti capelli, li ho lunghi, tendenti al secco. Veramente ve la consiglio. È una maschera illuminante. Dentro ha olio di macadamia, babassu e mandorla. La maschera è questa qua, se la volete provare. Questa qua solitamente io da acqua e sapone non l'ho mai vista. L'ho trovata in un negozio della mia città che è di casalinghi. Però so che magari dai cinesi la potete trovare, sapete che loro hanno un po' tutto anche per quanto riguarda detersivi o queste cose qua. Provatela perché veramente top, appunto ve la volevo consigliare, anche perché vedete quanto è grossa. Se aspetto di finirla per consigliarvela, buonanotte. Allora, sugo pronto, adesso vado a sciacquare tutte le melanzane, poi le vado a tamponare per asciugarle, vado a infarinare, passare nell'uovo e a friggere le melanzane. Thank you.
parmigiana sfornata, come avete visto, per un pelo non l'ho bruciata, l'ho infornata a 180 gradi per circa una mezz'oretta, però gli ultimi 5 minuti avevo messo il grill, quindi ha suonato, io non me ne sono accorta, si stava per bruciare, però per fortuna non l'ho bruciata, diciamo. Mi sono avvantaggiata per la cena perché oggi non sarò a casa, nel senso che l'ho fatta appunto stamattina, adesso sono le 14 del primo pomeriggio, io adesso devo scendere, poi noi ci aggiorniamo o stasera o direttamente domani. Quindi per voi un secondo, per me un po' di più, ci vediamo domani. Eccomi ragazze, è il giorno dopo, come vi dicevo ieri. Sono stata al mercato per comprare frutta e verdura perché sapete che io ne faccio fuori in una quantità industriale, soprattutto in questo periodo, ma anche Omar. E quindi siccome quando ho fatto la spesa l'ultima volta al supermercato non l'avevo comprata, cioè ne avevo presa poca, sono andata a fare rifornimento e non ho comprato nient'altro, sono stata bravissima. Comunque vado di là e vi mostro che cosa ho preso. Perché sono sempre storto, Comunque ho preso 1 euro al pezzo, ho preso un ananas, il prezzo era, diciamo, buono, 1 euro. Pesche e noci, ne ho prese 2 kg. Facciamo una cosa, sistemo la roba sul tavolo e vi faccio vedere, perché tanto così non si vede niente, perché vi faccio solo vedere il sacchetto di carta, quindi aspettate. Così si vede meglio, altrimenti non si vede solo la carta. Comunque ho preso un po' di patate, alcune le avevo già, un melone giallo, dei pesche noci, 2 kg, un ananas, i pomodori questi qua San Marzano, ho preso una anguria baby, poi 1 kg di carote, ho preso 1 kg di zucchine e hanno il fiore, devo dire, bello, infatti pensavo di fare le frittelle stasera, mi spiace buttarlo via perché poi i fiori così sono belli adesso ma poi domani diventano già brutti, quindi meglio utilizzarli, e un mazzo di banane. Questa è stata la mia spesina. Poi ho preso, non c'entra nulla con il cibo, ho preso questo set di contenitori, ce ne sono 4, sono piccoli piccoli, vedete? Sono contenitori in realtà per alimenti, ma io pensavo di utilizzare per andare a mettere orecchini e collane, così. E 2,50 euro l'ho pagati tutti e 4, e ho preso anche questi. Ho messo qua gli elastici, qua tutte le pinzette che perdo sempre e qua ho messo le cose che tengo, diciamo, che metto più tutti i giorni, le ho messe tutte qui, così almeno non le perdo. Ne ho ancora uno che non so come utilizzare, adesso è, però molto molto comodi. Abbiamo l'ospite. La 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 la.
Adesso ragazze preparerò una zuppa di pesce perché Omar vuole la zuppa di pesce. Sì, una zuppa, una sorta di zuppa. Vi faccio vedere, nulla di che, però vi faccio vedere che cosa vado a fare. Omar ha già pulito tutto il pesce, devo solo cucinarlo. Qua ho messo nella pentola i pomodori, li faccio sbollentare così poi li sbuccio perché anche Omar non piace la buccia dei pomodori. Nella padella invece ho messo un filo d'olio e un aglio che ho tagliato in quattro. I pomodori si stanno aprendo, quindi direi che sono pronti. Qua i pomidori. Dai! Ma che c'è? Dai! Non c'è niente! Allora. Allora, qua i pomodori sono pronti, li devo solo spelare. Qua abbiamo il pesce. Prima andrò a cuocere questi qua. Poi di qua abbiamo dei gamberi, delle cozze, tutto già pulito, però li andrò a mettere poi in ordine di cottura. Quindi prima questi qua che sono un po' più duri. Poi infine andrò a mettere le cozze assieme ai gamberi. Vabbè, tanto poi vi faccio vedere man mano che vado a cucinare. Allora, come avete visto, sono andata a cuocere prima i calamari, i ciuffi e le seppie, che sono quelli che hanno bisogno di più cottura, più tempo. Ho aggiunto poi i pomodori che ho pelato e tagliato a pezzettini, adesso li faccio cuocere per una ventina di minuti, ho anche sfumato con il vino bianco, e poi aggiungo il resto del pesce, quindi cozze, gamberi, tutte le cose che si cuociono in breve tempo. Ecco pronto, alla fine poi ho messo i gamberi, le cozze, ho fatto cuocere per altri 10 minuti più o meno e boh, è cotto, non ho neanche aggiunto l'acqua perché i pomodori hanno rilasciato tanto sughetto, quindi io non ho neanche aggiunto l'acqua e boh, pronto. Ragazze, rieccomi, è il giorno dopo, ieri vi ho lasciato con la zuppa di pesce che ha voluto Omar, che ha detto che è venuta molto buona. Mi vedete vestita, pronta, perché sto per scendere per andare a fare la spesa. Quando arrivo poi faccio lo svuota la spesa, ci vediamo dopo. Allora, sono stata al Lidl e al Bennett, vi mostro prima la busta del Lidl. Ragazzi, questa volta non vi dico i prezzi, tanto sono sempre i soliti, semmai alla fine della spesa vi faccio vedere lo scontrino, così se vi interessa qualche prodotto guardate da sole il prezzo che vi interessa. Comunque, ho preso due pan bauletto bianco, questo qua del Lidl, che è molto buono, sono molto morbidi. Poi una confezione di prosciutto cotto a cubetti, olive baresa, queste qua denocciolate, che compro sempre, sono buonissime. Poi per Omar ho preso questa Simmental, comunque la carne montana. Poi ho preso un pacco di gnocchi di patate, questi qua anziché prendere le chicche questa volta ho preso gli gnocchi. 99 centesimi in offerta ho preso questo pacco di mucchi, polpa di pomodoro. Ho preso della Freeway i simil, appunto l'aperitivo, simile al crodino ma della marca del Lidl, che a me piace tantissimo e costa pochissimo, tipo 79 centesimi. Poi, che ho assaggiato l'altra volta ed è molto molto buona, la Schweppes al limone, 69 centesimi, molto discretante. Poi, siccome avete visto che ieri sono andata al mercato, ma ieri sera Omar ha già finito il melone,
gli ho trovato questo qua verde perché a lui piace tantissimo questo qua verde e gli ho preso appunto il melone. Poi ho preso altre banane perché tra che comunque le mangiamo così e tra i frullati vanno via in fretta. Poi ho preso due confezioni di latte, questo qua parzialmente scremato senza lattosio del Lidl che mi piace. Una confezione di formaggio grattugiato italiano. Ho preso questa pasta che è una pasta nuova, non l'ho mai vista al Lidl, nel Banco Fresco, della marca Lo Scoiattolo Bio. Sono dei fusilli freschi con 100% farina di lenticchie. Io amo le lenticchie, mi piace tanto questo genere di pasta. Ovviamente Omar non mangia queste cose, quindi me la sono presa per me da provare oggi a pranzo. Sono 200 grammi e l'ho pagata 99 centesimi. Poi in offerta c'erano le mozzarelle, 44 centesimi l'una e ne ho prese appunto 4. Ho preso di nuovo le sovraccosce di pollo che avevo già preso da Aldi, le ho fatte in padella come avete visto nel video, sono venute buonissime e quindi le ho ricomprate. Poi ho preso una confezione di hamburger, qua dentro c'erano in offerta, ce ne sono 6, bovino italiano, le ho provate a prendere così vediamo come sono. Anche perché il mio macellaio di fiducia è in ferie. Poi ho preso la salsiccia, questa qua arrotolata. Poi al Lidl ho preso il prosciutto cotto, ho preso questo qua questa volta perché non c'era quello che prendo solitamente, perché mettono l'offerta ma quando vai lì ovviamente non c'è più niente, quindi pazienza, ho preso 2 di questi. E uno spec dell'autoagile Agile IGP. Ho preso la crema, questa qua con la panna della Ciobar, crema variegata, questa per Omar perché sapete che io non amo molto queste cose qua. Adesso vi faccio vedere la spesa del Bennett. Ho preso la coppa Malou, questa qui della Parmalat con la panna all'interno. Poi ho preso questa confezione di yogurt, ce ne sono 2 alla fragola, 2 alla banana, 2 al limone e 2 ai frutti di bosco. Non ho GM, sono questi qua, yogurt di piteno. Questa confezione qua che era in offerta su 2,69 euro, una cosa del genere, ho preso questi. Poi sempre in offerta ho preso questo pacco di biscotti che sono della Lazzaroni, non li ho mai presi. Sinfonie con pepite di cioccolato e farina di mais. Ah, ma sono di mais, non me ne sono accorta. Vabbè, li assaggiamo lo stesso. Sono questi biscotti qua. Sono rimasta incuriosita, ma non li ho mai presi questi biscotti. 2 porri. Poi un'altra confezione. Questa volta ho preso della Galbani Bontà al latte, simile a un budino comunque. Poi ho preso questo rotolo asciugatutto per superfici lucide e vetri. Ovviamente identica alla Regina Blitz, ma è sotto marca del Bennett, diciamo. E 3 veli, super assorbente, non lascia pelucchi ed è apposta per i vetri. L'ho pagata 1,49 euro, ho detto proviamo perché costava meno di quella originale. Ho detto sì, proviamo, siccome c'è. Poi ho preso per la colazione questo pacco di 8 croissant cornetti all'albicocca. Li ho provati a prendere, non so come saranno, non lo so. Poi ho preso questi panini al latte che li ho già provati, sono morbidissimi e secondo me molto buoni con la Nutella oppure la marmellata. Erano in offerta a 99 centesimi. Poi ho preso le mie amate sfoglie a velo per fare le lasagne. Poi ho preso un pacco di scatolette, queste qua di tonno, che io utilizzo tanto quando sono da sola, magari a pranzo per farmi una bruschetta con pomodorini e tonno. Comunque io ce l'ho sempre a casa. Tonno all'olio d'oliva, ho provato a prendere questo che era in offerta, 12 lattine, l'ho pagate 5 euro e qualcosina, erano appunto al 40% o 50%, non ricordo. Quindi ho preso questa confezione. Poi un euro ho preso questi Kellogg's, questi cornflakes, qua che era da una vita che non compravo e mangiavo. Poi ho preso 2 pacchi di uva perché al mercato non l'ho comprata e ho trovato questa qua che è bellissima veramente, è italiana ed è senza semi. Guardate, è giallissima ed è bellissima. Quindi ne ho prese anche perché era 99 centesimi, quindi un prezzo veramente super,
e ne ho prese due confezioni. Poi ho preso il sale per la lavastoviglie, marino purissimo, 1 chilo, su 1,49 euro mi sembra, 1,29 euro, una roba del genere, della Winnis, non l'avevo mai visto della Winnis. Poi avevo finito il detergente per i vetri e sono ritornata al mio Ajax Crystal Clean, che mi piace tantissimo. Poi della Lipton ho preso una bottiglia di tè alla pesca, 79 centesimi mi sembra. Poi in offerta c'era il bagno schiuma, bagno doccia, e ho preso questo qua della Nivea. Io amo tantissimo queste profumazioni qua, molto buone, troppo buono, buonissimo. Poi, può mai mancare questa? No, anche con 40 gradi Omar mi fa comprare questa, sì. E non vuole quella piccola nel bicchierino, lui vuole questa grande. Comunque. Nutella. Super confezione di maionese, era in offerta, c'era questa qua, pagata 1,99 euro. Poi che l'ho preso un po' di tempo fa, queste olive denocciolate, le magie del gusto, del Bennett, che sono buonissime, e le ho ricomprate, me le sono ricordate e le ho prese. Ho preso il doppio concentrato di pomodoro, questo qua della Star. Poi ho preso pomodori pelati, una confezione, ma forse ce ne sono altre. Una bottiglia di passata di pomodoro Mutti, che forse ce ne sono anche altre nell'altra busta che vado a prendere. Era in offerta la pasta agnelli e ho preso fusilli, penne, altri fusilli, quanto c'è? Tortiglioni. Comunque ce n'è altra. Poi ho preso 6 uova fresche. 2 paste sfoglie, sale fino e sale grosso. Ho preso questo qua, gemma di mare, questo qua iodato, sia grosso sia fino. Un pacco di zucchero, questa proviene dal Lidl, era l'altra confezione di formaggio grattugiato. Un pacco di farina. Di carta igienica del Bennett, che era in super offerta al 40%, sono 6 rotoli e sono 4 veli, morbidi, resistenti, appunto 4 veli. Ho preso questa qua, siccome era veramente in super offerta, costava tipo 4 euro a prezzo pieno e costava quasi la metà comunque, quindi era conveniente. Poi gli altri 2 pacchi di pasta, l'altra latta di pelati, olio di girasole, tra un po' non mi vedete più. Poi le altre 2 bottiglie di salsa di pomodoro. Poi ho preso 3 birre a Omar, perché costavano tipo la metà del prezzo che hanno solitamente, erano in offerta. Lui beve queste qua, gli piacciono queste qua, Paul Lanner. Quindi ne ho preso 3. Un pacco di Wüstel per la pizza. Poi ho preso invece lo shampoo, che anche questo al Bennett c'erano tante offerte e anche molto convenienti. Ho preso lo shampoo, questo qua, Repair, capelli secchi danneggiati, della Gliss. Era in offerta a 2,69 euro il pacco da 2. E praticamente uno è quasi uscito, si può dire quasi regalato, e quindi l'ho preso subito. E poi, siccome ho comprato uno struccante al Lidl della Sien, veramente non riesco ad usarlo perché mi bruciano gli occhi, non strucca, sono più le ciglia che mi cadono, mi rimangono nel cotone che altro, quindi ho detto no, torno alla mia acqua micellare, e ho ricomprato appunto l'acqua micellare bifase con olio d'argan della Garnier, 4,99 euro, e non lascia residui oleosi, idrata. Con questa qua io mi trovo da Dio. Da Dio, e quindi l'ho ricomprata, e lascia un profumo sulla pelle favoloso, profuma tantissimo, ve la consiglio. E nulla. Ah, poi c'è ancora questa. Poi ho preso una confezione di Pepsi. Allora, questo è lo scontrino del Bennett, così se vi interessa qualche prezzo lo potete vedere da soli. Come vi dicevo, ho speso 60,24. Questo invece è quello del Lidl.
Così se vi interessa qualcosa vi fate il blocca schermo e vedete voi i prezzi. Chiudo qua il video perché dura già abbastanza. Spero che vi sia piaciuto vedere anche un pochino di cucina, perché so che volete sempre vedere quello che cucino, perché quando non lo faccio poi attraverso i commenti mi scrivete perché non ci ho fatto vedere, quindi vi faccio vedere quello che cucino. A me piace tantissimo cucinare, di conseguenza mi piace condividerlo con voi, non è un peso anche se fa caldo, perché comunque anche se fa caldo bisogna mangiare, perché se non si cucina non si mangia. E ogni volta bruschetta, insalata, pomodori, dopo un po' uno si stufa e ha voglia di mangiare altro. E quindi ho condiviso con voi quello che ho fatto in questi giorni, spero che vi sia piaciuto questo video, lo svuota la spesa e tutto il resto. Grazie di essere stati con me in questo video, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!